Riforma IRPEF, l'addizionale regionale non cambia. Semplificazione urbanistica, approvato un articolo su 44, oltre 400 gli emendamenti presentati. Al milite ignoto il sigillo della Regione Piemonte. Nuova edizione di Consiglio News, bentrovati. Riforma IRPEF, l'addizionale regionale resta invariata. Mantenute le detrazioni per famiglie numerose e con disabili. Oltre 11 milioni l'investimento. Il Consiglio regionale ha approvato con 26 sì e 17 non votanti l'adeguamento dell'addizionale IRPEF alla nuova normativa nazionale. Con la legge di bilancio 2022 gli scaglioni passano da 5 a 4. Il provvedimento approvato mantiene la stessa dizionale regionale IRPEF precedente e preserva anche alcune detrazioni non più obbligatorie per la norma nazionale. Riguardano le famiglie con più di tre figli che godranno di una detrazione di 100 euro a figlio e quelle con figli portatori di handicap fisici o psichici. Per loro la detrazione sarà di 250 euro a figlio. Le detrazioni si sommeranno all'assegno unico. Una manovra importante, imponente per il nostro bilancio che speriamo dia alle famiglie più bisognose quel sostegno di cui c'è tanto bisogno oggi. Relatore di maggioranza, Matteo Gagliasso Lega. Sappiamo quanto anche oggi, con l'aggravio di qualsiasi tipo di materia prima, i bilanci familiari sono importanti, sicuramente è un qualcosa che aiuterà le famiglie. Relatori di opposizione, Maurizio Marello, Partito Democratico, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi. E Silvio Magliano, moderati. L'aver mantenuto questa misura dei 100 euro per chi ha il terzo, dal terzo figlio in su e dei 250 euro per tutti coloro che hanno bimbi o bimbe con disabilità è stato un gesto forte. Semplificazione urbanistica ha approvato un articolo su 44 sul provvedimento, insistono oltre 400 emendamenti delle opposizioni. L'esame della proposta di legge per la semplificazione urbanistica ed edilizia, primo firmatario il consigliere Walter Marin Lega, è entrato nel vivo con la trattazione dei trentadue emendamenti al testo dell'articolo 1. L'articolo iniziale della legge riguarda il supporto dato dalla Regione ai comuni per la valutazione e la promozione degli investimenti pubblici e privati. Intervenire sul patrimonio edilizio esistente, che è un patrimonio immenso, fatto di milioni e milioni di metri cubi in pianura, in collina, in montagna, che effettivamente devono essere recuperati. Gli emendamenti sono stati presentati dai consiglieri di opposizione, Maurizio Marello, Sergio Chiamparino, Diego Sarno, Domenico Ravetti, Monica Canalis e Alberto Avetta, Partito Democratico, Sean Sacco e Ivano Martinetti, Movimento 5 Stelle, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Francesca Frediani e Giorgio Bertola, Movimento 4 Ottobre. L'assessore Fabio Carosso ha dato parere favorevole a sei emendamenti che sono stati approvati. Se questa legge verrà approvata saremo sostanzialmente al Far West. Con gravi rischi, gravi rischi per i nostri comuni, gravi rischi per le zone a rischio idrogeologico, per il paesaggio, e questo non è tollerabile. Complessivamente il testo della proposta di legge è formato da 44 articoli, sui quali finora sono stati presentati 402 emendamenti. La discussione proseguirà durante le prossime sedute del Consiglio regionale. Il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. Si è recato all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove sono ricoverati una ventina di bambini ucraini arrivati in Italia nei giorni scorsi con due voli umanitari e presi in cura nel reparto di oncoematologia pediatrica diretto dalla dottoressa Franca Fagioli. Un'eccellenza piemontese che ha voluto aprire le porte ai profughi ucraini malati di tumore, dobbiamo sostenere i. Profughi sul nostro territorio. È importantissimo avere vicino a noi le istituzioni, quindi, la visita oggi del Presidente del Consiglio regionale all'Asia e anche del console del, dell'Ucraina, il dottor Avigotti, che sono con noi e ci aiutano appunto in questo momento particolarmente complesso. Il gruppo di questi bambini che sono i più fragili tra i fragili dei, dei rifugiati, perché sono. Gravemente malati, sta ricevendo delle cure che credo siano al, più, al, al top di livello medico, ma non solo medico, anche eh, umanitario e anche come assistenza sociale in generale. Quindi mi ha, mi ha molto rincuorato, mi, mi ha dato coraggio vedere lo sforzo che viene fatto in questa, in questa meravigliosa struttura con dei medici fantastici. Al Milite Ignoto il sigillo della Regione Piemonte. Il milite ignoto è stato insignito del sigillo della Regione Piemonte 2021. La cerimonia di consegna si è svolta nel Salone delle Guardie Svizzere a Palazzo Reale. La più alta onorificenza regionale è stata consegnata al Presidente del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valore Militare d'Italia, Generale Rosario Ayosa, dal Presidente dell'Assemblea Legislativa, Stefano Allasia, e dal Presidente della Regione, Alberto Cirio. Una commemorazione che arriva oggi ma nasce da diversi mesi fa sotto una mia richiesta all'Aula del Consiglio regionale che è stata accolta all'unanimità. È un onore rappresentare la Regione Piemonte per il conferimento del sigillo al milite ignoto. Un esempio di sacrificio perché stiamo parlando di un caduto che rappresenta inizialmente i 650.000 caduti della Prima Guerra Mondiale ma poi di, di fatto... Eh, eh, ha rappresentato tutti i caduti per la patria, anche quelli delle guerre successive che ahimè ci sono state. Credo che in un momento come questo possa anche costituire un monito di pace. Al termine la fanfara della Brigata Alpina Taurinense si è esibita presso il Giardino Ducale dei Musei Reali eseguendo un breve repertorio musicale dedicato all'evento. Il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle ha partecipato in rappresentanza dell'Assemblea alle celebrazioni per il 161 anniversario dell'Unità d'Italia. In occasione della giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, 161 anniversario dell'Unità d'Italia, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino hanno organizzato alcuni momenti di celebrazione anche con il sostegno del Consiglio regionale. Il vicepresidente Daniele Valle ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona di alloro al monumento a Giuseppe Garibaldi sul lungo Po Armando Diaz a Torino per ricordare i caduti del Risorgimento e i sacrifici compiuti per costruire un Paese unito. In particolare in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, eh, di rinascita dei nazionalismi, delle divisioni tra stati, eh, ricordare un momento positivo invece di crescita nazionale che poi ha portato il nostro Paese a essere un interlocutore importante della comunità internazionale è un, un dovere ancora più importante. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci.